Began dry stone walling when I was 10 years old, so small girl living on a farm, mending the walls to stop the animals from escaping. Then I left university and decided to travel and went around the world and decided to settle in Australia. I met one of the last dry stone wallers in Australia, so I just started repairing walls for farmers. Never thought this would be a business, and that was 23 years ago, and it's just grown and grown, and suddenly became a waller by chance, really. After the first few years of repairing farm walls, people asked me to do gardens, sculptures, and then dry stone buildings, and then started teaching as well, which has finally brought me to learning to become an examiner in dry stone walling. And I just love it. I wouldn't do anything else. To other building construction techniques, in the fact that obviously we don't use any mortar. It's just the way the stones are laid, the skill of the craftsman and how he lays the stones, how they interlock and act with each other, the friction and the gravity, the weight of the stone holds it together. Obviously there's around the world in different areas, different techniques have been adapted to suit their needs and that type of stone. So the geology plays a part in it, and different stone types. Rounded stone has a slightly different technique to a flat bedded stone. But generally speaking, the basic principles are the same, but techniques have been adapted to suit different areas. Gli attrezzi principali di cui si ha bisogno sicuramente sono martello con una punta davanti per incidere la pietra, mazzette, tetuc, scalpelli, chasse, un ciseau, une broche, un tetu, une marteline, piccone per quando devi togliere delle pietre dal terreno che fai una fondazione a mano. It depends on the type of stone really. Some stone lends itself to not using tools at all and just walling it as it comes and fitting the shapes of the stones together. You don't really need that many tools, you just need your hands and your eyes. This is a job that they can do without spending lots of money on tools or a studio or equipment. You know, they can literally just walk outside and begin. Secondo me la mentalità giusta per approcciarsi a questa tipologia di lavoro è sicuramente essere delle persone tranquille, perché sono comunque lavori che richiedono molto tempo, molta fatica, quindi interviene anche un fattore fisico oltre che mentale di resistenza, e poi sicuramente amare il contatto con la pietra. Carattere montagnien, che ti gradi camminare, ti gradi la montagna, ti gradi lavorare all'aria libera. You need to be not so scared of the bad weather. La parola chiave è umiltà, secondo me. Cioè, non avere la presunzione di sapere già tutto, ma perché anch'io
che non sono nessuno, ho ancora tanto da imparare. Pazienza. Ce l'hanno detto in tutti i versi. Bisogna avere pazienza, forse anche un po' fantasia. Qu'il soit calme ou speed, c'est la même, parce que la pierre, ça calme. Uno si rilassa a fare il muro di pietra, via, perché è anche bello, via. Avoir une mémoire visuelle, observer la pierre et pouvoir la trouver rapidement. So mainly it's like that hand-to-eye coordination, but most of the rest of the skills can be learned. People say patience, but patience isn't the thing, it's stamina. Stamina to see a job through to the end. So you may be asked to build 350 meters of wall, and it's up to you to turn up every day and continue that task day in, day out, in the rain, against the odds with the snow, in really hot weather, on your own, so you're in this little box in your head, and you need to know that you can fulfill that. You've got the skill, but you've got the head skill as well. The power's in here more than anywhere. Being organized is helpful as well, and believing in yourself. A partir del segle XVIII, passat del 1700, l'Església i els senyors feudals donen terres als camperols perquè les cultivin. Llavors aquesta gent el que fa és despedregar el terreny, treu les pedres d'allà on volen cultivar, si és zona de vinya, zona d'olivera, i amb aquestes pedres l'única manera que tenen d'utilitzar-les és fer mur i a més així es redueixen el seu espai. Per tant, construeixen murs, fan bancals, guanyen terreny de cultiu i aquí comencen a cultivar. Avevano un doppio scopo probabilmente, cioè quello di ridurre la pendenza e portare quindi dei terrazzamenti in piano e poi di avere un terreno che nel momento in cui bisogna varare non presentasse delle difficoltà, quindi delle pietre, quindi avevano un doppio beneficio, diciamo. I és a partir de la revolució industrial que la gent té l'afany ja de guanyar diners i deixen els camps i se'n van a les ciutats a treballar. Llavors aquestes terres queden abandonades, allà on hi havia vinya doncs creixen els boscos, allà on hi havia feixes doncs creixen matolls i arbres, i fins ara doncs que s'ha mantingut doncs abandonat. Select a stone to place on the wall is important. A lot of beginners and when you're training people to do it, they will pick up a stone and try and find a place on the wall for it. What you must do is look for the stone that's next on the wall, look for the space, and then get a mental picture of that and find the stone that will go in that place with least effort and least hammering. If you can find the stone, just pick it up, put it on, and you another one and another one, then you can get quick and you can work with some speed. Il y a aussi un travail d'équipe, il faut aimer travailler en équipe parce que les murs c'est beaucoup de tonnes à bouger, beaucoup de mètres cubes de pierre et on a besoin de voir du résultat à la fin de la journée, d'avoir une surface visible sur laquelle on a pu s'exprimer et qui représente le travail de la journée et ça c'est aussi un grand plaisir. Dry stone walling is problem solving. So there's never a moment when you say, ha, I can do this, it's easy. Because it isn't. Every stone is different and gives you a new challenge. And every job is different. Satisfaction from
building something that's in the landscape, but taken for granted. It's not like a building, it almost becomes part of the landscape. And you're almost leaving your mark. You're able to leave your mark within the landscape, but nobody really knows it's there. C'est pas l'habitude dans notre société de travailler pour trois siècles. C'est une empreinte qui va de son travail qui va rester. Et ça aussi, ça donne beaucoup d'émulation et de fierté à l'ouvrier qui bâtit. Et du respect, et aussi un respect de l'environnement autour. Pour le mur en pierre sèche, il y a des propriétés techniques qui font que c'est quand même un matériau qui est déjà local, mais qui en plus, structurellement, il y a une fonction à tout ça. Ça retient les terres, c'est drainant, donc au niveau de la régulation des eaux de pluie, c'est quand même assez important d'avoir des patrimoines en pierre sèche, le maintenir en pierre sèche. Voilà. La questione del muro è veramente a salvaguardare il paesaggio, ma proprio come la terra sotto i piedi. Se tutto andasse senza manutenzione, comunque non avessi più questa attenzione per i muri, tutto va via, va giù, va nel fiume. Credo che questo tipo di lavoro sia molto utile al di là del fatto strutturale, cioè della consistenza del muro e della portata che può dare, sia importante proprio come etica di lavoro, perché crea molta manodopera, è un lavoro sostenibile e non crea inquinamento come può creare magari un muro di cemento. E poi al di là di questo c'è anche un altro fatto etico e naturale, che all'interno di questa tipologia di muri si crea effettivamente della vita, c'è del passaggio dell'acqua, ci sono insetti, animali, c'è della vita al suo interno, e anche questo secondo me è importante e da valutare sempre di più. Sicuramente per interesse personale, ma anche un interesse ad abbellire il paesaggio. Penso che chi è cresciuto in questi posti li ha sempre visti questi muri fin da quando era piccolo e ormai fa parte della sua identità. Per donare un carattere més natural e més autentico al paesaggio. Globally, it has very little impact on the planet. It enhances the planet, it creates a haven for wildlife. It's natural, it won't rot, burn down, rust, decay, lives a long, long time. I can't think of any bad points for the global. Els orígens. Oggi sembra che anche i giovani vogliano darsi da fare, cercare di ci perdono qualche giorno in più via, per poter ripristinare. È un po' più di speranza che venga ripristinata, c'è. Recuperare els terrenys de cultiu, això vol dir doncs tallar arbres, netejar boscos i arreglar aquests murs que fa 200 i 300 anys que ja estaven allà, i per això és un ofici que podríem dir que està tornant a néixer un altre cop. Le travail de la pierre sèche, c'est un véritable marché. Tous les jeunes qu'on a formés depuis 10 ans, ils ont tous du travail. On n'en a pas au chômage. Els arquitectes cada cop aniran incorporant més aquests elements més tradicionals. Fins ara eren pim-pam, ciment, ràpid i fora. I ho estic canviant per pedra seca, poc a poc, ben fet.
Io nell'arco della mia vita ho provato molti lavori e ho scoperto ben presto che non riuscivo intanto a stare in un ambiente chiuso, è quasi una fobia degli ambienti chiusi. E questo, come gli altri lavori che faccio con la mia cooperativa, mi mettono a contatto con la natura ed è una cosa che mi realizza molto e vedo che trovo dell'energia anche inaspettate da questo tipo di attività e quindi il piacere del lavoro manuale più unito all'ambiente in cui lavori è una cosa che mi aggrada molto. Stare fuori a lavorare è quasi una fortuna, no? A parte che ti risucchia completamente tutti i pensieri e sei concentrato in quello che stai facendo e non pensi a nient'altro, e questo è un aiuto. E poi anche perché lavori in posti che sono belli. Ma è soprattutto il fatto di stare veramente in pace con se stessi. Io trovo che quando faccio questo lavoro sono veramente la persona più contenta del mondo. L'homme, il a besoin de faire, de créer, de se servir de ses mains, de rouler des pierres. Ça fait partie des bonnes choses qui pour la tête. You work hard all day, but then when you step back and look at what you've done, and you think, well, you know, from quite often we'll have stone delivered for a client and it's tipped out of a wagon and it's just a pile of rubble, just useless stone. But once you've actually stacked it and worked with it and put it into some sort of order, it then becomes a structure, becomes a wall. And it's amazing to see from just a heap of rubble to a finished article. It's very satisfying. I like doing work where you can see what you've done at the end of the day. You start with maybe an old broken down wall and then you see what you've done and it makes you feel good if you've done a good job. Parce que c'est un métier valorisant, on est content quand on a monté un mur, on est heureux et puis les gens ils font attention. Une autre raison importante aussi pour moi, c'est de vivre avec d'autres ouvriers. Et en plus, ils sont beaucoup plus jeunes que moi et c'est très agréable comme contact de mélanger les âges. I like challenge. I like being creative. I like to really get my teeth into a project. J'ai une faine dura. Fisicament, mentalment també pot ser-ho, però et dona molt bon esperit. And I love it because I can share it or I can do it on my own. And it takes me all over the world. Or I could just stay in one little place. It gives you a great sense of freedom. Permet à des jeunes de découvrir des possibilités de se servir de leurs mains, que c'est une chose qui n'est pas apprise dans les écoles. Et donc l'homme il a besoin de ça. C'est comme on a besoin de faire du yoga, on a besoin de faire de la pierre sèche. C'est a fun job to do, and just because people that I've met through doing it and seeing people appreciate what you're doing, it's a good feeling really.
Et c'est un savoir-faire qui mérite d'être maintenu et d'être transmis aux générations d'après. Adesso cominciano a capirlo anche che serve per un domani per potersi fare mettere qualcosa nel piatto, perché purtroppo la vita si rende difficile e noi abbiamo un patrimonio lì che se riusciamo a tenerlo vivo ci dà va abbastanza da vivere, via. Giochiamo a fare gli astronauti su Marte e poi abbiamo tutto che va giù qui. È un po' una cosa incredibile. Poi magari andiamo anche su Marte a fare nulla. Prima è meglio costruirli qua, no? Sarebbe un'opportunità di lavoro per la nostra regione, appunto anche a livello nazionale. Dato che in questo periodo il lavoro è poco, sarebbe una nuova opportunità. Sempre hi haurà necessitat de, si més no, de arreglar murs antics que han caigut. Il y a une filière qui va se développer et qui doit se développer plus qu'elle ne l'est actuellement. Et il y a besoin d'avoir des gens qui sont formés pour faire un travail de qualité. Donc ouais, moi je m'imagine bien monter des murs en France et peut-être à l'étranger, à voir. Fino ad oggi, almeno sicuramente in questi ultimi 40 anni, abbiamo perseguito una via lavorativa ed economica che è totalmente insostenibile e quindi se si vuole cambiare, questo è un buon modo per reinventarsi. So somebody looking for a profession just to start off with at a very low cost, it's an excellent option. And you know, you're outdoors many times in fantastic surroundings in the countryside. It's what could be better. If the sun shines, it's good. Professionalment i personalment es pot realitzar. Pot estar treballant tota la vida i se sentirà molt bé, perquè es podrà guanyar la vida i, a més, és una feina maca, que un cop has començat ja no pots parar. I'm just doing a job I want to do. I'm not doing it to prove anything, and I'm not doing it for the, you know, good of womanhood or whatever. It's just for me. I'm being very selfish. I love doing this. This is what I'm good at. This is what I can earn a living at. But I'm all for inclusivity as well. And things should be open to everybody, no matter what race you are, what sex you are, whether you've any disabilities or any problems. We should all be able to access the same learning and enjoyment. Don't worry about what other people are doing or saying. If that's your passion, go with it.